Ciao a tutti da Tiger, siamo su Crash Bandicoot, l'ira di Cortex, sempre con la mia ragazza. Ciao a tutti. Siamo nella parte, ormai 7 dovrebbe essere, in cui nelle scorse episodi abbiamo iniziato il livello della maschera di fuoco e abbiamo fatto i primi 3 livelli. Ora oggi andremo a affrontare gli ultimi 2 e il boss di questa isola. Andiamo, livello numero 14, prego. Lei è pronta? Sì. La palla, ecco, ti pareva. Vai così, continua così. Eppure io avrei giurato che era l'elicottero. Sto livello. Ritorniamo dopo tanto tempo con il livello della palla che era... Vi ricordo non era... Non per niente, era... Ma c'è Tiny Tiger, guarda mo! Che ti aspetta! Dopo tanto tempo ritorniamo... Allora ci sono gli altri boss! Era dalla prima isola che non incontravamo non incontravamo il livello con la palla. Vabbè, ma non è che ti devi scontrare. Non mi fa passare, lui. Va! E ma come cazzo passo? Solo come ostacolo. Come passo io, scusa? Ecco così. Ma vedi che devi andare dal lato, io devo passare. Perché non ho preso il checkpoint. Risali. Checkpoint preso. Sì, ma io mi frego delle casse, il livello lo faccio tutto d'un fiato, ma rotto le palle. Ma è impossibile prendere tutte le casse. No, va bene, puoi prendere, ma ci diventi pazzo. È una roba allucinante, lascia stare. Ma il prossimo ostacolo chi è? Dingodile? Ecco qua. Madonna mia, ste casse verdi di merda. Dingodile vince. Mi ricorda Crash Bash sta cosa. Ah, c'è quel pinguino di merda con le... con le orecchie dritte. Cioè, vabbè, io vado a destra e quello va a prendere la cassa merda. Pure io là sono morto. Guarda qua. Dingo Tiger che mi spara. Questo checkpoint per fortuna. È una roba assurda. No, vabbè, dai. È una roba assurda sto livello. Non so con quale criterio l'hanno fatto. Vabbè, ho preso la cassa. Vai sopra il cornicione là. Che non tocchi. No! Dove c'è il guino di là, dalla parte avanti. Però poi ricominci di nuovo dal checkpoint. Mamma mia, avanti cosa c'è? E come cazzo fai qua? Grazie, non mi aiuti comunque, mettiamo. No, è facile, la palla sta ferma. No, c'è una cosa che devi aspettare che passano le piattaforme. Ma la palla sta ferma, non si muove. Ma poi qua ogni volta che potevano mettere un checkpoint qua, no? Oddio mio. Vada qua. Devi andare sempre veloce perché sennò ti cadi là dentro. Poi se no, non cadi da nessuna parte, tesoro. Ah, via Rotur. Ti ferri, cioè se si vede troppo veloce, cazzo. Va buono, compa. Ma pochi direzzamenti. Guardalo! Non ingara il buco, come devo fare? Ma guarda che non entra il buco! Non entra nella fessura. Finiscila. Ma se non entra nella fessura il personaggio che ci posso fare io? E finisce. Vada.
No, vabbè, c'è la parte del tubo che è veramente una roba allucinante. Appello ci devi passare. Appello ci devi passare. Ma guarda qua un po'. Ma perché mettono sti livelli con la palla che non si può mettere quello dove cresce cammina normale? Perché sennò loro dicono che sembra. È noioso perché fai sempre la stessa. Ma l'hanno deciso loro che è noioso. Il gioco l'hanno creato loro, che lo deve decidere, tu lo devi decidere. Certo, io lo so, mica lo so. Che si vede che qualcuno, qualche figlio moccoloso dei figli di quello che hanno creato voleva la pallina di piacere. E il padre, può fare stare zitto, ti Sono metti fermata qua. e cammino. Lo potevano mettere un po' più tanto qua con me, no? Cristallo. Manca di prendere il fingere dopo la fine. Ho finito! Sì! Che livello di merda fatto col culo, se... cioè, questo è proprio, si vede che questo è un livello proprio buttato a caso là, tanto che me ne fotte. Vabbè ragazzi, ci vediamo fra un po' quando la mia ragazza finisce di fare il livello e continuiamo con il livello 15. Ok, continuiamo con il livello 15 e poi facciamo finalmente il boss della terza isola. Andiamo? Sì. Folli! Dai, ti prego, speriamo che il livello dell'aereo, così lo facciamo subito e andiamo Spero che ti direttamente al sia boss. portato la crema Sì, è solare, quello. perché stai per scottarti? Stai per scortare, mi ha detto, ti ha portato la crema solare, ha detto. Già fatto una domanda! Sì. No, non è con l'aereo questo, no, questo qua è quello di mare, questo sai qual è? No, già non mi piace, ma... Questo è come quello là del jetpack che c'è in Crash 2, capito? L'ho adesso a livello io. Che non è che le prendo le casse, quando cazzo. Anzi, aspetta che ci provo a prendere tutte. Ah, con cerchio si va indietro. Comunque per imitare Crash ne fanno cazzate. Ma io vado sopra, mica ci va sopra qua. Non è possibile. Ma perché ci devono mettere questi livelli che uno non ci prende giusto a giocarci? Perché devono fare così? Perché tu, essendo che sei abituata a livelli normali, non te ne rendi conto, Ma ma perché non non è possono mettere livelli difficile, non è diversi? difficile, ti sto dicendo. C'è già Ho il capito, ma io checkpoint, ho va. giocato questi qua. Non possono mettere gli stessi livelli, dai, uno si scoccia. Ma mica, questo non l'abbiamo mai affrontato sto livello in questo gioco. Ma ci sono comunque questi aerei, queste cose, ma spesso. Pure quello dell'orso polare. A tutti i livelli, a ogni isola c'è un livello. Pazienza. Crash o lo ami o lo odi, è inutile. Con Diciamo che se tutto. la deve pure guadagnare un po'. Sono arrivata a lei, ho preso. Ah, da là muori, è vero. Non lo sapevo. Scusa. Se tocchi. Guarda che fondo, non me la fa la scivolata. E dov'è, ma non finisce più. Comunque sono tutti a modo loro sti livelli. No, vabbè, porca puttana! Non lo riesco a fare io questo. Ma vaffanculo alle casse di chi ti è morto, va. Devo passare di sotto. No! Maledetto marsupiale di merda! No, è impossibile, va troppo veloce, non ce la fai, va troppo... poi non si frena, non puoi frenarlo! Non puoi frenarlo, suo figlio di puttana, non lo puoi frenare! Se va sempre da là cominciamo. O comunque i checkpoint veramente li fanno davvero impossibili.
lontanissimi i checkpoint, dai. Ma dove sono i checkpoint? Oh? Cioè io ancora sono... Ma ancora sono con l'elicottero io. Poi dopo un poco ti catapulta davanti e c'è il checkpoint. Dopo sono andato un bel pochino avanti, ma proprio un bel po'. Ancora il checkpoint non ne vedo io. Ok, checkpoint. Mamma mia, che inferno sto livello. No, che c'è una cosa. Ma questi secondo me sono pazzi comunque. Sono pazzi questi livelli, cioè, dai, ma che livello è questo? Ma c'è poi dove cazzo è? Ah, no, io sono arrivato più avanti, ancora non ne vedo. No, vabbè, non è tutto da capo. Di lato, praticamente. No, no, no! Merda! Se guarda. Ma come minchia passo di là se c'è quella cassa? Checkpoint, l'animi mamma! Ma è possibile? Come fai a camminare se... Se ci sono le casse, vabbè, non lo faccio io. Bonus. Sono arrivato prima al bonus. No, è difficile, non lo faccio. Sono andato avanti. Tanto che me ne frego, ormai le casse... Che non lo fai? Oddio, sono diventato uno scheletro. Che ansia è? Cresce, è diventato uno scheletro. È perché sei passato... Bello, non mi può colpire nessuno. Ma che hai attivato i trucchi senza volerlo? No, perché cresce praticamente passa a giusto punto sotto delle... Io il volo sono superato. No, io non riuscivo a passare sotto quelle cose di nitro. Basta usare il la camminata lenta. Ho capito, ma io mi sono confusa. Te sei scolata e capivi quella cosa? Sì. Pensavo, ti dico la verità, mi sono confusa che pensavo che ce l'avevo l'altro flash. Ti dico la verità. Può capitare. È favorito. Sono diventato uno scheletro. Ma tanto che me ne frega, tanto le casse mica l'ho presa tutte. Appunto, manco ti serviva il bonus. Di nuovo scheletro sono diventato. Sono diventato uno scheletro invisibile. Posso passare dappertutto. Ma perché praticamente è la zona raggi X questa, animala. No, ma anche quello più avanti. Praticamente a un certo punto più avanti scheletro invisibile può passare sotto quelle cose verdi tutte che ti colpiscono. Che figata. Ma pure le nitro non ti fanno niente. Le nitro non ci sono là, quindi non lo so. Ci sono semplicemente delle cose tipo a raggi X verdi. Ma è vero, non mi schiacciano quelle cose. Vedi, Mostro il tuo veloce. Io ho finito il livello. No, perché praticamente sono... Vai, ti aspetto per fare il boss. Cristallo preso. Ma cos'è alla fine, pure. Ah, le cose verdi non mi fanno niente. Wow, veramente. No, però se ti colpiscono non diventi più. Ti toglie l'invisibilità. Vabbè, è normale. Però una volta sola non perdi, capito? Bastardi figli di puttana.
Ok, finito. No, andiamo, dai. Andiamo a questo tanto atteso. Sarebbe la stanza. La stanza quella là. Questo tipo quando ci sono negli ospedali che ci sono quei cartelli. Con la cosa gialla. Come cazzo si chiama? Che, le radiazioni sarebbero. È una cosa di radiazione. Lui quando entra in quel tunnel diventa in quel modo. Perché si vede lo scheletro. È come se ti facessi un attack, capito? A me mi viene solo l'ansia ad entrare nel boss, guarda, perché immagino. Per un pugno di cenere. Vediamo il boss. Stai zitto che vediamo cosa dice. L'eroe vittorioso Crash è ridotto ad un cumulo di ceneri fumanti. Dio mio, è difficilissimo. Finiamola con questa storia. Finiamola con questa storia. Vediamo se mi uccidi. Finiamola con questa storia. Cioè, ma rara la storia, però. Vito io. Non ho capito. Hai capito quante vito io? Io 35. Io 3. Devi scappare, praticamente. Non ti devi fare prendere dalle palle. Il livello. Una specie di livello di palle. Ecco, ma ci ha preso. Gulam Mammata. Praticamente devi arrivare. Devi arrivare. Devi arrivare all'esoscheletro. Cosa? Perché non lo colpisce? No, più veloce no, però non salta nemmeno. Cioè salta con la X e basta. Con un mini salto. Come faccio? Ma no, voi non riesco a colpire. Ah, l'ho colpito, ok. Porca, come devo fare? Non lo so. Ma in che senso come devi fare? Cioè, io lo colpisco ma lui non gli arriva quello che gli dico. Eppure io, ma però stavolta ci ho riprovato e è andato. Ma quale cazzo si sta premendo per correre? Non corre? No, non corre. Sono di nuovo nello scheletro. Prova a saltare con la X. Oppure a sparare soltanto. No, ecco, ma si rompe pure la cosa. Ma vaffanculo Gesù Cristo. Ma non lo so, non ti spiega manco, non ti dice manco i tasti che devi premere a sto gioco, dai. Non lo so, ma lasciami stare, perché devo fare il livello, per favore. Io già sono inguaiato per i cazzi miei. E non l'ho manco capito io come funziona. No, ci siamo 3 anni, non fa questo livello, non colpisce. Ah, se tu praticamente gli premuto sempre quadrato, lui corre piano quando se tu spari, se tu ti spari sempre quella cosa. Devi andargli vicino. No, devi soltanto correre. Corri. Quando vedi che ci sei abbastanza vicino, lo premi in quadrato e lo spari. Corre lento, se no, capito? Non l'arriverai mai. Ma corre normale, se non devo premere niente. Corre più veloce se tu non fai quella cosa. Vai, io l'ho colpito. Quando sta per arrivare vicino a cosa del fuoco, tu premi il quadrato e lo colpisci. Hai visto? Così si fa. Okay. Ah, perché se tu spari mentre corri lo rallenti. Ah, esatto. Mo stai attenta perché poi al ritorno. Al ritorno lui ti lascia le palle sotto. Scansale. Colpito. Però mi ha preso la palla. Ma che bastardata. No vabbè, ma sto livello non è un parto. Non ce la faccio. Due volte l'ho colpito io. Vediamo. No. Ucciso! Io non ci riesco.
difficile. Gira, giravolta, tornado mortale. Ah, abbiamo sbloccato la, la trottola infinita. Abbiamo? Che ce la fai pure tu. Pure lo scorso boss era un cancro. Però una volta che tu hai capito come si fa, cioè, ti sei abituato a farlo. No, non hai capito, ma perché comunque mi si blocca pure a me. Quindi, mentre io vado a destra e la palla mi prende, non riesce a saltare. Vediamo che dice Cortex. Aspetta. Cortex, si può sapere perché quello stupido marsupiale continua a raccogliere i cristalli? Ha sconfitto Rocco e Vavà. Comincia a dubitare dell'efficacia della tua super arma. Non mi serve l'aiuto di un'altra maschera. Potrei annientare quel miserabile di Crash con il mio braccio di metallo legato dietro la... Oh, Crunch, smettila di fare lo sciocco. Uka, Crunch userà le maschere elementali. Puoi dormire tra quattro guanciali. Ok. Allora sono abbastanza tranquilli i nemici. Però noi dobbiamo continuare questo viaggio. Quindi la prossima volta iniziamo il livello della neve o del ghiaccio, chiamatelo come volete. L'isola di ghiaccio, l'isola di neve. Fino ad arrivare di nuovo all'altro boss, sempre Crunch sicuramente, che ha detto che userà di nuovo le maschere. Come potete vedere, abbiamo la prossima volta avremo una nuova arma, la giravolta infinita. Quindi per oggi è tutto. Ciao a tutti da Tiger. Sì.